allora benvenuti Riperiani in un nuovo video di questo canale. Inizia oggi una serie sul mix pensato proprio per chi non ha mai mixato. Quindi siete dei professionisti, guardatelo comunque. Se siete dei neofiti, questa è la vostra serie giusta, perché andremo a fare un mix, diciamo, semplice. Vedremo che sarà comunque un pochino complicato, però non vi preoccupate. Passo per passo ho spiegato tutto in modo molto semplice, con dei plugin gratuiti. Vi serve soltanto il Meld Analyzer e la suite della Deadly Duck DD. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, nel primo commento di questo video, in modo che avete tutto quello che vi serve per poter lavorare a questo mix. Trovate anche il multitraccia, potete scaricare il multitraccia dal sito della Cambridge di questo appunto, di questa canzone. Tra una serie andremo avanti, quindi puntata per puntata, fino al completamento di questo mix, anche se si sa che il mix non è mai veramente finito. Però arriveremo a buon punto, ok? Senza indugiare troppo, andiamo a iniziare questo mix in questo modo. Creo innanzitutto una traccia vuota che la chiamo master, la metto in alto e ci faccio andare dentro tutte le tracce del mio mix. Trascino dentro in modo che tutto il mio mix è in questo fader, ok? In modo che il master vero di Reaper è vuoto, perché qui ci metterò tutti gli analizzatori in modo da poter poi confrontare con altre tracce. Detto questo, cose che vi serviranno per seguire questa lezione è l'M-Analyzer della Melda, è gratuito, quindi non rompetemi i coglioni, vedete, è scritto anche qua, it's free, ma vi dico un po' come configurarlo, ok? Allora, io lo configuro così, quindi il basic setting, l'average length lo metto sui 3 secondi, vedete, 3000 millisecondi, smoothness 1%, a volte salgo anche un po' per essere un pochino meno distratto dai picchi. E un'altra cosa che faccio nel settings è quella di aumentare la risoluzione fino a meno 80 dB. È una cosa molto, molto comoda. Questo è le mie impostazioni, quindi potete avere le mie stesse impostazioni, così parliamo tutti la stessa lingua. Se non volete usare questo, potete usare il PATS. Il PATS nella modalità slow mono è praticamente la mia preferita. È uguale. Detto questo, prima di pensare a tutte queste cose, iniziamo ad ascoltare il brano. Il primo ascolto è molto molto importante e purtroppo in questo caso il rough mix è molto sbilanciato. Quindi per non farmi troppo condizionare, vado a fare soltanto alcuni canali per fare il bilanciamento principale. Ok? Canali principali sono per me kick, snare, basso e voce principale. Quindi a bassissimo volume, quindi mi raccomando tenete un volume molto molto basso, andate a bilanciare questi elementi, tanto che si accendono secondo gli hard disk, la rotellina magica di Windows. Sì, lo so, ero in pausa pranzo, dai, accenditi. Grazie. Ok. Quindi mi raccomando, volume delle casse deve sussurrare. Se siete in cuffia, stessa cosa, proprio sussurrato. Iniziamo a aggiungere qualche elemento. Ad esempio gli overhead della batteria. Molto comodo farlo in mono anche. Ok, andiamo ad aggiungere i backing vocals. Farò un gruppo per i backing vocals, quindi questo è voci dietro. Seleziono tutte, le metto dentro questo gruppo e le accendo. Troppo alte. Sentiamo la voce principale backing. Molto bene. Ho pannato a sinistra e destra queste due voci. La voce 2 e la voce 3. La voce 1 preferisco tenerla assieme alla voce principale.
Andiamo ad accendere un po' di chitarre. Come vedete in questo mix ci sono sia le... adesso vi ridò volume, attenzione alle cuffie. Ci sono sia le chitarre in DI sia le chitarre registrate invece, cioè, con il microfono sull'amplificatore. Quindi vado ad accendere. Facciamo innanzitutto un gruppo chitarre. Chitarre. Con due R e una E. E andiamo a fare un gruppo solo delle chitarre. Andiamo a sentirla in solo. La differenza è questa, c'è la chitarra appunto col microfono e la chitarra invece presa direttamente col jack dentro la scheda audio. Quindi accendiamo tutte quelle fatte col microfono. Quelle con le DI non buttatele via, teniamole, perché magari se non ci piace il suono con cui è stato registrato l'amplificatore possiamo ricrearne uno virtuale, vedremo nelle prossime puntate. Quindi torniamo in mono basso volume. Ok, torniamo su. No, I'm never gonna trust you again. Silver tongue, pipe, pipe and laugh. It's hard to stay young when you're starved and happy. Ora abbiamo un bilanciamento generale del mix. È un primo bilanciamento, non preoccupatevi se suona di culo. Però almeno ogni cosa ha trovato un pochino il suo posto dal punto di vista del volume. Assolutamente provvisorio. Andiamo quindi a vedere se ci sono traccia per traccia problemi. Questo è un buon momento per farsi un ascolto di tutta la canzone, farsi un'idea del mood, del genere, quindi per capire un po' poi le scelte che faremo più avanti. Non vi annoierò con questo, ascoltatevela per i fatti vostri scaricandovi il multitraccia. Andiamo a sentire se ci sono dei problemi traccia per traccia, ad esempio kick. C'è molto rientro dallo snare nel kick, possiamo andare a correggerlo, ad esempio con un gate. Userò il DD Channel 2 nella modalità gate. Questo è un modo per spiegarlo meglio. Usiamo un rea gate. Il gate serve per pulire appunto le tracce, quindi andiamo a sentire. Praticamente tutto il segnale che sbuca dalla threshold, lo sentite? Quello che è sotto la threshold viene mutato. Molto comodo nel rea gate, il pre-open significa che aprirà appunto questo cancello di suono un pochino prima. Questo ci permette di preservare la punta del kick. Senza pre-open, con il pre-open. Molto meglio. Se il vostro kick diventa troppo corto, potete aumentare il release. Eccolo qua. E uno è sistemato. Snare. Stessa cosa. Andiamo con un rea gate. Oltre a un rilascio più lungo. Molto più pulito. Overhead. Questo è un problema già un pochino più complicato. Come potete sentire da questi overhead, come magari vengono registrati in casa, appunto mettendoli un po' a cazzo di cane, perché non fate la tecnica che si chiama dello stereo man, in cui magari guarderemo in un prossimo video. Dobbiamo sistemare che lo snare è molto sfocato, se lo sentite. E c'è questo strano effetto stereo. Un consiglio, se avete degli overhead di questo tipo, è di dividerli in due canali. Li copiate, ok? Li copiate assieme e fate clic destro, item setting, uno lo mettete sul left e quello sotto, clic destro, item setting, e uno lo mettete sul right. Ora avete due canali. Facciamo un gruppo, che lo chiamiamo overhead, e mettiamo dentro un gruppo. Quindi in questo caso avrò i due overhead.
li panniamo, ovviamente. Quindi questo lo chiamiamo left, questo lo chiamiamo right. Questo è un buon momento anche per mettere un po' di colori. Ad esempio farò tutta la batteria di un solo colore, seleziono tutti i canali, faccio clic destro, track color e dico one random color. Stessa cosa per le chitarre, prendiamo tutte le chitarre. Questa è una cosa che ci aiuta a tenere un po' i blocchi e di tenere tutto diviso in testa, non nel suono ovviamente. Almeno è un pochino più chiaro da seguire ora. Andiamo a scoprire come mai lo snare potrebbe essere sfocato. Se andiamo a zoomare su alcuni colpi di snare, quindi andiamo, io uso la rotella del mouse per zoomare, andiamo a vedere che quando ci sono i colpi dello snare, vedete che questo canale e questo non sono perfettamente in fase. In fase significa che, ad esempio in questa microfonazione, lo snare e il kick non erano equidistanti da loro. Quindi posso provare ad andare a mettere i colpi. Facciamo un po' una media, ne provo due o tre e vediamo se riusciamo ad allinearli il meglio possibile. Dobbiamo decidere se allineare il kick o lo snare. Io preferisco allineare lo snare in questo caso perché so che il kick ho già un segnale nel suo canale registrato a parte molto molto buono e con ogni probabilità gli overhead metteremo un filtro passalto. Quindi vado su un colpo di snare e vado a sistemare il fatto che non partono assieme. Andiamo a sentire un altro. Vedete che non è proprio bene allineato. Sentite ora come lo snare è in mezzo? È molto più preciso. Senza? Sentite, è storto. Ora invece è più bello preciso al centro. Non l'abbiamo spostato di tantissimo. Andiamo a vedere di quanto l'abbiamo spostato. Torniamo a capo. Abbiamo spostato di... possiamo metterci in minuti e secondi. È molto molto poco, eh. È sotto il millisecondo. Però. Ok. Ora sentite, abbiamo il kick che è storto mentre lo snare è dritto. In questo caso, con un re-EQ andiamo a mettere un pass alto. Quindi high pass. Andiamo a concentrarci più sullo snare, sulla hi-hat e sui piatti. Un'altra cosa da controllare sulle batterie è se kick, snare e overhead sono in fase. Cosa significa? Che basta provare con il tastino della fase, girandola se aumentano o diminuiscono le basse. Giriamo il kick. Mi piace più quando è così. Proviamo a girare lo snare. Mi piace di più il suono quando gli overhead sono invertiti di fase e quindi li lasciamo invertiti di fase. Molto meglio. Andiamo avanti con la nostra ricerca. Basso. Nessun problema qui. Potete usare i comandi shift su e giù per zoomare nelle forme d'onda, in modo che è più chiaro vedere chi dove suona e che cosa. Chitarre. Non sento grossi problemi. Non ci sono rumori di fondo strani. Ah, avete sentito? Questo possiamo toglierlo. Ci sono delle nottine del chitarrista che si prepara a suonare, che non ci servono.
Quindi è un buon momento per fare un po' di pulizia. Andiamo a sentire la voce principale. Hey barefooted friend of mine, are you gonna leave me alone again? I've been spending all my time trying to evict you from my head. You've been gone for so long. You. Grazie per aver visto questa prima puntata di questa serie su Mixare Basic. Come la chiamiamo questa serie? Non ho ancora deciso. Se vi piace questo tipo di contenuto, ho un intero Patreon che per un solo euro al mese più IVA vi dà accesso a circa 8 video da un'ora al mese, una roba del genere. Quindi è un buon, it's a good deal. Se vi fa cagare come mixo, niente, fatti a vedere Pure Mix o altre piattaforme. Quel che vuoi. Ciao!